Quello che sto per fare sarà una follia, me ne sto già pentendo tantissimo. Cos'è un UFU? È essenzialmente un torneo, tu prendi degli argomenti che siano personaggi, film, serie TV, videogiochi e fai un torneo dove tutti quanti si sfidano 1v1, dove tu scegli il migliore, il tuo preferito in base al criterio che hai scelto, finché non ne rimane soltanto uno che è il migliore. E io mi sono detto, perché non farlo con Harry Potter? Perché non farlo per eleggere il personaggio più forte di Harry Potter? È la seconda volta che sto girando questo video perché ho scelto male, ne ho scelti solo 32 e ho detto no, 32 sono veramente pochi, perché questa è una lista che conta ben 99 personaggi e 32 mi sembrano davvero pochi perché rischiavi, cioè alcuni personaggi tipo Piton, che è uno dei più forti, non era neanche comparso. Quindi lo faremo adesso con un round a 128. Ovviamente, essendo i personaggi 99, ci saranno alcuni casi in cui ci sarà da scegliere tra un personaggio e il nulla. Quindi ricominciamo. Ecco, appunto, perfetto. Diciamo che qua va direttamente a Dean Thomas perché è stata una delle blank. Abbiamo Blaze Zabini e Sirius Black, ed è questo il bello di questo format, ovvero che a volte ci sono personaggi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Di Blaze non abbiamo visto praticamente nulla, se non soltanto nella battaglia di Hogwarts. Sirius comunque è un membro pluristellato dell'Ordine della Fenice. C'è da dire che Zabini sia sopravvissuto più a lungo di Sirius, però vabbè, comunque Sirius è più forte, direi, su questo non ci piove. Abbiamo poi Anna Abbott e Gregory Goyle. Wow, che incredibile combo! Voi ve la ricordate Anna Abbott, che è quella che ride quando dicono che Potter puzza? Tra i due direi. Non lo so, perché, vedi, e qua cominciano già i primi ragionamenti difficili. Perché Goyle è una mezza sega, cioè proprio scemo in culo. Anna Abbott ora non so che voti avesse, però non penso facesse neanche schifo. Quindi, se noi dobbiamo andare a guardare le conoscenze generali di tutte le branche della magia, probabilmente Anna Abbott è più forte. Goyle, però, se non mi ricordo male, è quello che ha fatto l'Ardemonio. Sono 20 anni che seguo Harry Potter, è letteralmente il mio lavoro. Ancora non so distinguere tra Goyle e Tiger. Quindi penso che tra i due, anche per il fatto che Goyle non si fa scrupoli nel usare la magia tipo l'Ardemonio che distrugge ogni cosa, facciamo passare Goyle. Già il fatto che c'è il cappello parlante come personaggio è interessante. Percy Weasley o Lord Voldemort? Incredibile, ragazzi. Uno scontro che assolutamente vorrei vedere, perché sarebbe molto divertente. Percy, caspita, Percy nella scorsa lista che ho fatto era passato molto molto bene. Perché comunque Percy si è diplomato con tipo il massimo dei voti, quindi vuol dire che conosce molto bene le cose che ha studiato. Però direi che tra lui e Voldemort, sì, Voldimoldi, come l'hanno segnato qui, gli caga un po' in testa. Mi spiace, Percy. In un'altra vita. Parvati Patil e Charity Burbage. Che cazzo è Charity Burbage? Ah, Charity Burbage è l'insegnante di babbanologia che viene ammazzata all'inizio dei Doni della Morte. Sai quella che Voldemort fa fluttuare sopra il tavolo prima di cenare tutti quanti? E caspita, oddio, non lo so. È perché Parvati Patil non fa mai una sega. E c'è da dire che la Burbage almeno è un insegnante di Hogwarts, quindi in generale se la scelta è tra un mago normale e un insegnante di Hogwarts, mi viene da dire che probabilmente quell'insegnante, anche solo per l'età e per gli anni di esperienza, è più bravo. E lo so che fa strano perché l'unica cosa che abbiamo visto vedere fare alla Burbage è stato morire malissimo, però probabilmente è più skillata. Cioè in un duello tra i due penso che vincerebbe comunque Charity Burbage. Settima Vector. La Vector era un insegnante. Di cosa? Credo di aritmanzia, che è tipo la matematica magica, ovvero la cosa peggiore che la Rowling abbia mai inventato. Cioè, c'è una scuola magica piena di magie, puoi fare duelli, volare sulle scope, accudire creature magiche, fare la matematica. Wow! Lavandra Brown non ha fatto una sega, quindi per lo stesso ragionamento di prima, credo che Settima. Però insegna matematica. No, vaffanculo la matematica. Lavandra Brown è più forte, non mi interessa. Almeno lei era tipo nell'Ordine della Fenice. Sì? Era l'Ordine della Fenice, Lavanda Brown. Ha combattuto nella battaglia finale di Hogwarts. Lei c'era, sulla Vector non è stato detto nulla, quindi solo per questo tecnicamente è corretto. Cho Chang o George Weasley? Oddio, Cho Chang non è che abbia mai spiccato per capacità magiche. George perlomeno è sopravvissuto alla battaglia di Hogwarts. Uno dei due che ce l'ha fatta. Scusate, è vero. Jacob Kowalski o Fuffi? A parte che neanche sapevo. Beh, Jacob è un babbano, quindi direi che un babbano contro un cane gigante aggressivo a tre teste.
probabilmente perde, a patto che non ci abbia casualmente un'arpa nel taschino, tipo un'arpa portatile. Quindi direi che qui non pensavo che Fuffy avrebbe mai vinto, però è finito contro Jacob, e in effetti è questo il bello. Molly Weasley o James Potter? Porca miseria! Su James non sappiamo praticamente nulla sulle sue capacità di duello. Era nell'Ordine della Fenice, ha combattuto nella prima guerra magica, quindi ed è resistito a Voldemort, però non l'abbiamo mai visto. Molly almeno l'ho vista, ha fatto il culo a Bellatrix, e quindi sì, penso che tra le due Molly sia più... cioè, Molly ha ucciso il lieutenant, il luogotenente di Voldemort, quindi siamo d'accordo, eh? Cioè non sto sbagliando a mettere Molly più forte di James, per quello che abbiamo visto. Fred Weasley contro un cazzo, beh, perfetto, ottimo, grande Fred. Fiero Becco contro un cazzo. Ragazzi, per alcune, una ventina saranno così. Bill Weasley o Salazar Serpeverde? Bill, qua mi spiace, però Bill è forte, eh. Ha preso un sacco di gufo, quindi andava bene a Hogwarts, ha fatto lo spezza incantesimi in Egitto, andava nelle tombe antiche, è incredibile. Avrebbe vinto Bill contro tantissimi altri personaggi, ma non contro il mago scuro per eccellenza fondatore della casata di Serpeverde, che ha costruito la Camera dei Segreti e ha lasciato una creatura incredibile. Cioè, su. What? Susan Bones oppure Grop? È una strega? Però non è una strega, non so, non ci ha mai fatto vedere. Secondo me Grop con uno schiaffo la fa fuori a Susan Bones, quindi io per quello che abbiamo visto vado su Grop, ok? Facciamo che queste ve le salto nel montaggio. È quasi lore accurate, ragazzi, è quasi giusto dal punto di vista della trama. Gilderoy a Locke o il basilisco? Allora, Locke non è che sia un mago incapace, è bravo in determinate branche della magia, come far cancellare la memoria alle ragazze studentesse minorenni di Hogwarts. No, però immagino che il basilisco, che è una creatura leggendaria che può one-shottare, se ti guarda negli occhi, vincerebbe, perché non è che serve a molto cancellargli la memoria. Quindi sì, vince decisamente il basilisco. Harry Potter o Narcissa Malfoy? Az, Narcissa... Non l'abbiamo mai vista forse fare un incantesimo. Ah no, non è vero, nella battaglia di Villa Malfoy qualcosa fa. Però non mi è mai sembrato una particolarmente dotata per i duelli. Da questo punto di vista penso che Harry comunque abbia una marcia in più per via dell'esperienza che ha sul campo di battaglia, quella poca che ha avuto, quindi sì. Wow, non pensavo che Vernon avrebbe mai vinto qualcosa, però contro il nulla cosmico vince Vernon. E ragazzi, tocca. Avrei potuto far vincere il nulla. Draco Malfoy o Bellatrix Lestrange contro la zia? Questa è abbastanza semplice, con tutto il rispetto per Draco, però Bellatrix direi che... Sì. Direi che gli caga in testa Draco. Ciao Draco. Grattastinchio Xenophilus Lovegood! Cazzo! Per il meme vorrei far vincere Grattastinchi, però però no, che poi mi arrabbiate se faccio le cose per il meme. Direi che Lovegood, comunque un mago, Grattastinchi non è nemmeno una creatura particolarmente magica, per quanto avesse un forte senso per capire che in realtà con Crosta ci fosse qualcosa che non andava. Quindi sceglieremo lui. Lucius Malfoy o la signora Grassa? Quali sono le capacità della signora Grassa? Oltre a quelle di, suppongo, mangiare tanto. No, non lo so, ma poi facciamo. Lucius, andiamo su Lucius. Ok, questa è interessante, ragazzi. Abbiamo due maghi specializzati su due cose molto diverse, che non sono particolarmente forti con le magie dirette, ma sono molto forti con le cose extra, ovvero la sprite con le piante e Newt Scamander con le bestie. È molto interessante come cosa. C'è da dire però che Newt, soprattutto per come ci è stato presentato, non è mai stato uno molto guerrafondaio, molto portato per i duelli. Sicuramente saprebbe usare delle tante creature magiche a suo favore. Lo stesso però si può dire di Pomona, che può farlo con le piante. Se vado a togliere via le piante e le creature magiche, penso a questi due chiusi in una stanza, credo che la sprite vincerebbe. Secondo me non è così sbagliato dire che la sprite, con la sua esperienza, le sue conoscenze, anche con le conoscenze che ha scambiato con gli altri professori, probabilmente vincerebbe lei. Io sono abbastanza tranquillo su questa scelta. Wow, i personaggi inutili contro Tiger o Andromeda Tonks? Ragazzi, sono due personaggi, Andromeda Tonks è la mamma di Tonks, e non sappiamo niente su di lei, letteralmente nulla di interessante. Però anche Tiger non è che abbia fatto chissà che. Vado a scegliere Tiger per una ragione specifica,
perché lui sa usare le maledizioni senza perdono, e questa è una cosa che veniva detta nel settimo anno, che i Carrow lasciavano che i ragazzi si esercitassero con le maledizioni senza perdono sui poveri studenti in punizione, e veniva detta questa frase sul fatto che Tiger e Goyle per la prima volta erano i primi nella classe. Usare le maledizioni senza perdono è comunque impegnativo, cioè ci va una forza di volontà e un'abilità magica comunque abbastanza importante, e il fatto che loro ci riescano li pone probabilmente più alti di Tonks. Aia, Neville contro Luna. Ragazzi miei, queste veramente sono molto sullo stesso livello secondo me. Neville è un po' una mezza calzetta fino al quinto libro, quando non gli si spezza tipo la bacchetta e poi ne deve prendere un'altra e finalmente smette di usare la bacchetta del padre. Però credo che più, di solito la cosa più di Neville, più che la sua capacità, è stato il suo coraggio che si è sviluppato nel corso del tempo. Però anche da parte di Luna non è che abbiamo visto grandissimi incantesimi. Sono più o meno sullo stesso piano, secondo me. Mi verrebbe da scegliere Neville, perché so che Neville alla fine è diventato un professore, ha delle conoscenze extra sulle piante magiche, conoscenze utili, non quelle di Luna sui radigordi o sto cazzo che ti sei in cula, e quindi direi che scelgo Neville per questo. Alla fine ha anche ucciso un pezzo dell'anima di Voldemort, penso che conti. Godric Grifondoro contro Aragog. Wow, caspita, Aragog comunque è una creatura dal tier quasi leggendario, è il padre di tutte le acromantule, è una creatura estremamente potente, però di fronte a un Godric Grifondoro che è un mago, penso che Godric vinca. Peccato, perché nella UFU di prova che ho fatto eravamo cominciati con Hagrid contro Aragog, e su questa cosa ci ho perso 5 minuti, mannaggia. Gabriel Della Cura o Seamus Finnegan? Wow, come dire, è meglio il piscio o la merda? Sono uno più inutile dell'altro, però della Della Cura non abbiamo visto letteralmente nulla perché era troppo piccola. Seamus Finnegan sappiamo che in quanto irlandese può far saltare in aria le macchine, e quindi questa potrebbe essere una battuta razzista sugli irlandesi. Andiamo avanti, quindi scelgo lui. Ah, eccoci alla sorella. Flor Della Cura o Victor Krum? Qua non si pone nemmeno il dubbio. Letteralmente Krum ha sconfitto Flor durante la prova del torneo. Quindi direi che è talmente semplice che non, ce lo dice già la storia com'è andata. Pandora Lovegood? Che cazzo è Pandora Lovegood? Cazzo, è diventato Avatar? Ma è la figlia? Che cazzo è Pandora Lovegood? Ah, e la madre di Luna, che è il marito di... scusami, la moglie di Xenophilus. Ho sbagliato qua. È la moglie di Xenophilus. Non viene mai nominata nel libro. Io non ricordo mai... cioè, se avessi letto che la madre di Luna si chiama come un cazzo di Pandoro, me lo ricorderei. Credo che sia una di quelle solite informazioni che sono uscite su Pottermore o dalle interviste. Sono pressoché sicuro al 99.9% che il suo nome non esca mai nei libri. Sono molto sicuro di questa cosa. E abbiamo Ernie Macmillan, che è un studente del cazzo. Luna diceva che sua mamma era una strega estremamente dotata, nel senso che aveva un cazzo e no, era estremamente dotata ed è morta per un incidente perché faceva esperimenti, quindi solo per questo dico Pandora, perché ci viene detto. Nessuno ha detto che Ernie Macmillan è estremamente dotato, spero. Rubeus Hagrid o Arthur Weasley? Allora, se una gara a schiaffe, probabilmente vince Hagrid. In quanto gara di magia, purtroppo Hagrid è estremamente resistente con la sua pelle, ok? Oddio, non è così scontato come si possa pensare, perché Hagrid è super resistente alle maledizioni. Cioè, c'era una scena, non mi ricordo in quale, nel sesto libro mi sembra, che lo attaccano tipo in cinque lanciandogli le maledizioni e lui le para tutte. Quindi effettivamente Hagrid potrebbe parare tutte le... cioè, assorbire tutte le maledizioni di Arthur e andare a tirargli uno schiaffo e ucciderlo con uno schiaffo. Però Arthur potrebbe smaterializzarsi continuamente e prima o poi farlo fuori. Ok, sì, penso che Arthur, che sa smaterializzarsi, vincerebbe. Mi spiace, Hagrid. Contro qualcuno, forse contro un ragazzino, forse avrebbe vinto. Ma scusami, ma perché Remus Lupin c'ha sta foto da ricercato in 27 paesi per prostituzione minorile? Remus Lupin contro Raptor. Raptor non è che fosse particolarmente forte, la sua cosa particolare è che c'aveva Voldemort che sbucava dal retro della nuca, quindi Lupin è comunque estremamente bravo, è un insegnante super portato, sa benissimo, conosce benissimo le arti oscure. Direi che non c'è paragone tra questi due professori.
Ginny Weasley o Creature? Non sapevano che cosa fosse questo essere, quindi hanno scritto creatura in generale? O se pensava che Creature si scrivesse Creature? Non so chi ha, non l'ho fatta io sta lista, che sia chiaro. Beh, tra Ginny Weasley e un elfo, è vero che gli elfi domestici sono, hanno una magia particolare, però penso che Ginny Weasley contro Creature vincerebbe abbastanza tranquillamente. What? Perché li conta come due personaggi diversi? Vabbè, è messo contro il Lestrange, cioè questo è semplice, ovviamente scelgo lui perché è più forte, però non lo so, mi sembra molto strana come cosa. Lily Potter o Petunia Dursley? Mi sono randomicamente capitate le sorelle, caspita! Direi che Lily vince perché è una strega, per quanto possa dispiacere a Petunia. Abbastanza easy. Edwige o Tina Goldstein? Cazzo, quanto vorrei mettere Edwige qui, però non lo farò. Tina Goldstein è comunque un Auror, sa il fatto suo. Mi spiace Edwige, porca miseria. Katie Bell o Horace e Lumacorno? Katie Bell fa qualcosa nella storia, oltre a toccare una collana maledetta, volare e cadere a terra come un sacco di patate? No? Perfetto, Horace. Albus Silente o il Frate Grasso? Chissà chi è il più potente tra questi due personaggi leggendari. Direi Albus Silente. Beh, è lunga sta lista, non perdiamo tempo sulle cazzate. Interessante che mettono però anche i fantasmi. Oh, wow, ok, ci ritroviamo di nuovo in una di quelle situazioni. Cioè, non esistono vie di mezzo, sono personaggi estremamente forti o personaggi estremamente, non dico deboli, ma su cui non sappiamo praticamente nulla, sulle loro capacità magiche. Abbiamo Sibilla Kuman e Padma Patil. E allora, per la regola che ho detto prima sul fatto che un insegnante tecnicamente dovrebbe essere più conosciuto, no? Più bravo nelle arti magiche di uno studente, penso che l'unica per cui non si applica questa regola sia la Kuman, che la Kuman nella battaglia di Hogwarts neanche lanciava incantesimi, ma spaccava le palle in testa agli avversari, dato che ha fatto tutta questa esperienza nella sua carriera di spaccare le palle agli studenti. Padma Patil comunque era nell'ordine, nell'esercito di Silente, qualcosa sui duelli avrà imparato da Harry, quindi penso che tra le due Padma sia più capace, ma perché la Kuman è terribilmente incapace, ok? Cedric Diggory... No, no, ma come ti sfat pig, questo maiale grasso? No, ragazzi, questo io non lo tollero. Mi sembra... Cioè, io capisco tutto, però mi sembra un po' un'offesa e una mancanza di rispetto verso i poveri maiali, che non hanno fatto niente di male. Beh, comunque direi che qua non ci piove, non c'è neanche l'ombra, cioè Cedric è comunque un mago contro Dudley. Cioè, fosse a pugni, magari vincerebbe Dudley. La zia Marge contro Queenie Goldstein. Fosse a schiaffe... vincerebbe zia Marge. Dopo facciamo un'altra classifica dove però li mettiamo in ordine in base a chi ha la forza fisica più alta, no? Penso che zia Marge arriverebbe in finale con Hagrid, cioè non penso che ci siano molte persone che possano battere zia Marge, però in questo caso Queenie non è particolarmente brava nei duelli, però contro un babbano vinci subito. Minerva McGonagall o Nymphadora Tonks? Tonks, per tutto il rispetto del mondo, è una brava Auror, per quanto un po' imbranata, però Minerva ha una conoscenza della magia e un'esperienza molto più grande. Per quanto Minerva non sia mai stata nell'Ordine della Fenice, quindi è sempre rimasta a Hogwarts, vedendo anche quello che ha fatto contro Piton, direi che Minerva mi verrebbe da dire che sia più portata. Per una questione proprio di anni di esperienza. Ok, abbiamo fatto il primo round, la prima manche. Adesso si andranno a sfidare i primi che abbiamo scelto, quindi non avremo più personaggi vuoti. Comincia l'effettivo scontro. I più deboli sono già stati eliminati. Il che fa ridere, perché nel primo scontro abbiamo Coda Liscia o il signor Granger. Incredibile scontro. Coda Liscia vince perché è letteralmente contro un povero babbano, come piace a lui. Questa è interessante. Lily Potter contro Cosetta Corvonero. Non mi ricordo mai come si chiamano in italiano. Priscilla Corvonero, scusa, Cosetta era il vecchio nome delle prime edizioni. Penso che... Allora, è vero che Lily ha combattuto contro Voldemort, ha combattuto l'Ordine della Fenice, quindi un po' di esperienza indubbiamente ce l'ha, però stiamo parlando di uno dei quattro fondatori di Hogwarts, che da quello che si dice erano degli incredibili maghi per quello che avevano costruito. Cioè, Lily non ha eretto una roccaforte magica. L'ha fatto nelle mie muta... No, andiamo avanti con Rowena, con Corvonero, assolutamente. Harry Potter contro Mirtilla Malcontenta. Avete mai notato come Mirtilla Malcontenta sia letteralmente Harry Potter con i codini?
Penso che in questa foto sia veramente, veramente evidente questa cosa. Mirtilla è un fantasma, il signore degli anelli ci ha dimostrato che i fantasmi possono essere molto, molto forti, però... Mirtilla non può morire. E come... E adesso? Mirtilla non può morire. Cioè, Harry Potter non può vincere contro Mirtilla, è già morta. Cosa vuol dire? Ha già vinto? Mirtilla può aspettare l'eternità aspettando che Harry muoia e quindi vincere in automatico? Eh? Come... No, beh, questo vorrebbe dire che allora i fantasmi dovrebbero vincere a prescindere. Prendiamoli come quando erano in vita, ok? Quindi scegliamo ovviamente Harry. Però sarebbe stato interessante. George Weasley o Bellatrix Lestrange? George se la cavicchia, non è che sia messo male, però direi che contro il luogotenente, il braccio destro di Voldemort... c'è poca sfida. Victor Krum o Tina Goldstein? Krum è finito nel torneo Tre Maghi, ma qua per una ragione di età non ha l'esperienza che ha Tina. Tina non è che sia incredibile, però è comunque un Auror. Non il migliore degli Auror, però è l'equivalente di un Auror americano che comunque un po' di esperienza sul campo ce l'ha. Quindi rispetto a Krum, che è bravo Krum, però è bravo a giocare a Quidditch, direi che Tina vince. La sprite o il cappello parlante? Come può il cappello parlante sconfiggerti? Ti si mette in testa, ti si cala sugli occhi così che tu vada cadendo giù da un dirupo tipo Willy e il coyote? Non lo so, però direi che la sprite qui vince molto facilmente. Abbiamo Goyle contro Helga Tasso Rosso. Allora, sì, Goyle ha l'ardemonio, però ripeto, penso che di fronte a uno dei fondatori di Hogwarts perda, cioè non è che la Tasso Rosso fosse conosciuta per grandissimi doti di combattimento, però era comunque molto skillata, quindi sì, direi che da questo punto di vista vinca lei. Vedremo poi contro altri maghi, però contro Goyle, che non è che sia proprio più furbo. Oh, abbiamo due mamme, come piace a me. Molly Weasley contro la signora Granger. È un mago contro un babbano, mi spiace signora Granger, con tutto il rispetto, ma Molly vince. Alastor Moody contro Arthur Weasley. Oh, cominciamo finalmente ad avere un po' un livello equo. Per quanto Arthur è bravo, combatte, sa fare tante cose, però non può nulla contro Alastor, che la cui carriera è cacciare i maghi oscuri. Cioè lui caccia i maghi oscuri, è un Auror incredibile, un sacco di anni di esperienza. Alastor vince a mani basse. Cedric Diggory contro Lucius Malfoy. Beh, uno di questi è arrivato a 18 anni, quindi direi che è molto semplice. Cedric è bravo, ma Lucius di sicuro è più bravo di lui. Non che Lucius sia particolarmente bravissimo, però un po' l'abbiamo visto duellare, sa tenere il passo con gli altri, quindi sì, decisamente Lucius in questo caso. Dean Thomas o Charlie Weasley? Bello, tra l'altro, Charlie Weasley con un disegno perché non si è mai visto nei film. Charlie è quello che è andato in Romania a studiare le creature. Non abbiamo visto niente di Charlie, non sappiamo nulla della sua preparazione magica. Dean Thomas perlomeno ha fatto parte dell'esercito di Silente, quindi sappiamo che Harry qualcosa gli ha insegnato. Combatteva anche nella battaglia, direi Dean Thomas, più che altro per assenza di informazioni su Charlie. Severus Piton o Fuffi? Beh, qua è abbastanza easy, direi. Severus sapeva come gestire Fuffi in realtà, quindi va benissimo. What? Ok, Grop contro Ted Tonks, ovvero il papà di Tonks. Il papà di Tonks era un babbano. Penso che un gigante vinca contro un babbano. Quindi, wow, Grop sta andando veramente avanti, non l'avrei mai detto. Ma Sirius Black contro Fiero Becco, ma come? Ma povero Fiero Becco, avrei voluto avere uno scontro tra animali, peccato. Beh, oddio, tecnicamente lo è uno scontro tra animali, però diciamo che Sirius vince perché è leggermente più bravo essendo anche un mago. Tiger contro la McGranit, direi che non c'è molto neanche da rifletterci. Minerva penso che possa gestire Tiger. Oppure Queenie Goldstein contro Lord Voldemort. Beh, Queenie Goldstein sa leggere la mente, quindi è forte, vero? Cioè, contro il Signore Oscuro, cosa mai potrebbe Queenie Goldstein, no? Beh, andiamo avanti. Mi spiace, quindi sei uscita molto, molto facilmente. Orca miseria, ma come Pink Toad? Cioè, l'hanno chiamato Rosporosa, vabbè. L'Umbridge contro il Barone Sanguinario. È interessante perché del Barone Sanguinario sulle sue abilità non sappiamo moltissimo. Sappiamo solo che era leggermente tossico e violento e ha ucciso la figlia di Priscilla Corvonero. Il fatto è che neanche l'Umbridge l'abbiamo mai vista
particolarmente brava nelle magie di combattimento. La cosa affascinante era proprio questa, che lei era malvagia, ma non per le magie che faceva, ma proprio per il suo comportamento, per le scelte che faceva. Mi verrebbe da dire che probabilmente l'Umbridge è più avvantaggiata anche per una questione evolutiva. Cosa intendo dire? La magia si evolve, questo ci è stato un po' lasciato intendere. Ci sono nuovi incantesimi che vengono inventati nel corso degli anni. Quindi anche solo per quello immagino che, essendo più recente, lei ne conosca di più. Non sapevo nulla sul barone sanguinario, quindi solo per questo scelgo lei. Solo per questo. Seamus Finnegan contro Ron Weasley. Non particolarmente portati nessuno dei due, però Seamus Finnegan è davvero una mezza calzetta, cioè non abbiamo visto nulla di lui, quindi su questo scelgo Ron. Andiamo con Ron. Charity Burbage contro Godric Grifondoro. Qua direi che Charity Burbage può uscire tranquillamente, perché immagino che Godric Grifondoro, uno dei quattro fondatori, conoscesse, fosse un leggermente più forte di un insegnante di babbanologia. Con tutto rispetto per gli insegnanti di babbanologia, che so che siete molti a seguirmi. Pansy Parkinson contro Coda Liscia. Beh, due vermi inutili del scarti della società. Mi sta molto simpatica Pansy Parkinson. Penso che Coda Liscia qui vinca, perché comunque usa la magia oscura. Coda Liscia ha ammazzato Cedric, quindi almeno quello è stato capace di farlo. Sì, è abbastanza brutta come scelta. Salazar Serpeverde contro Elena Corvonero. Elena Corvonero, quindi la figlia di Priscilla. Direi che qua non ci so. Fosse stato Serpeverde contro Corvonero, ancora si poteva discutere. Però contro la figlia non c'è detto molto sulla figlia, quindi direi di sì. Hermione Granger contro Winky. No, Winky. Winky c'è dalla sua l'alcolismo. Oh, che brutta scelta. Mi spiace, Winky, però Hermione Granger direi che se la porta a casa. Cazzo, queste figli. Ah, questa la vorrei vedere. Albus Silente contro il Basilisco. Che scontro incredibile. Il Basilisco è stato sconfitto da un ragazzino di 12 anni, quindi penso che il Basilisco non sia così forte. In ogni caso penso che Silente sia più potente del Basilisco. Zaccaria Smith o Vernon Dursley? Che cazzo fa Zaccaria Smith? Caga il cazzo. Cioè lui letteralmente l'unica cosa che fa per tutti i libri è cagare il cazzo. Però è un mago, quindi penso che qualsiasi mago sia meglio di Vernon Dursley. Mi spiace, Vernon. Avrei preferito cioè, Vernon mi sta più simpatico, però devo far vincere Zacharias perché devo. Marietta. Ci hanno messo Marietta. Marietta, se avete visto il film, non la conoscete. Marietta era quella che faceva la spia all'Umbridge, perché veniva ingannata essenzialmente, ed era per colpa di Marietta che l'Umbridge veniva a scoprire dell'esistenza, cioè di dove si riuniva l'esercito di Silente. È una mezza calzetta. Pandora, come dicevo già prima, no, forse non l'ho detto, Pandora comunque, la mamma di Luna, veniva descritta da lei come una strega estremamente capace che faceva esperimenti, infatti lei era morta in un esperimento andato a male. Tra i due direi che Pandora è più forte. Cazzo, Pandora è un personaggio che neanche sapevo esistesse fino a ieri, sta andando molto più avanti. Remus Lupin contro Stampicchetto. Stampicchetto è diventato un mangiamorto contro la sua volontà negli ultimi anni, però direi che tra un insegnante lupo mannaro Fidiput incredibile o un bigliettaio, penso che Remus possa vincere abbastanza facilmente. Horace Lumacorno o Padma Patil? Horace, per quello che si dica, è un mago veramente, veramente tanto dotato, con grandissime conoscenze, un abile pozionista. Padma Patil è una studentessa, quindi si dire che Horace qui vince a mani basse. Cazzo, qui è difficile. Ginny Weasley o Aurora Sinistra, che dovrebbe essere la professoressa di astrologia. No, astronomia. Astra, astronomia. Astrologia è quella che piace alla vostra ragazza, sì. Ragazzi, qui sono molto indeciso, perché è vero che è uno insegnante, verissimo, e quindi probabilmente ha delle grandi conoscenze, però lei è un'insegnante più teorica che pratica, e Ginny, ragazzi, c'è da dire che lei è molto dotata, viene detto molto spesso questa cosa, soprattutto dal sesto libro in poi, che lei tira delle maledizioni, paura e panico, che la gente la teme, fa saltare la gente per aria. Credo che tra i due mi verrebbe da scegliere Ginny, anche perché Aurora non penso neanche, non so neanche se si è mai ritrovata in uno scontro effettivo. Ginny ha combattuto. Ah, qui abbiamo la battaglia dei boni. Il giovane Silente contro Firenze. Firenze è il centauro, centauri sappiamo che hanno una magia un po' diversa, ma è più legata allo studio delle stelle.
Silente comunque già da giovane era estremamente dotato, quindi sì, direi che... Non mi piace sta cosa che stiamo... Finiremo Silente contro Silente. Ho detto Silente, Voldemort volevo dire. Finiremo Voldemort contro giovane Voldemort di sto passo. Neville Longbottom oppure Griphook che nel libro è... Gunchi, sì? Dio, aspetta, perché mi sfugge il suo nome? Era Gunchi? Di nuovo qui una scelta difficile per la nostra mancanza di conoscenze. La magia dei folletti è molto particolare e forse potrebbe anche essere più forte di quella di un mago, ma non lo sappiamo. E questo è il fatto. Secondo me, sulla carta, Unci è più forte, secondo me, sulla carta. Ma... si basa tutto sulla mia teoria, non abbiamo visto niente che effettivamente lo confermi al 100%, quindi per quello che abbiamo visto direttamente devo portare avanti Neville, perché non sappiamo niente sulla sua magia e sulle sue capacità. Vabbè, Fred Weasley contro Lavanda Brown, penso che Fred Weasley sia più capace, sì, sono abbastanza simili, però mi verrebbe da dire Fred perché l'abbiamo visto combattere di più e soprattutto, beh oddio, sono morti entrambi, quindi è abbastanza... Scelgo Fred perché è più anziano. No, ma dai, ma questo per me, questa è discriminazione. Questo accostamento è discriminazione. Io non la voglio vedere questa cosa. Dobby o Vicious? Porca miseria. Vicious è comunque un insegnante di incantesimi ed è molto molto bravo, quindi mi spiace Dobby. Passa comunque qualcuno della tua statura. Ehi, hey, oh! Argus Gazza contro Xenophilus Lovegood. Mannaggia. Io vorrei farvi sapere che Gazza ha vinto nella... Che palle! Voi non sapete quanto rosico per la prima che ho fatto. Però tra i due direi decisamente che Lovegood vince perché è almeno un mago. Gazza è un mago no. Ok! Ci stiamo stringendo ancora di più. Gli ultimi 16 che sono rimasti. Ed è una interessante. Molly Weasley contro Lucius Malfoy è molto molto interessante. Ed è anche difficile. Non è secondo me così scontata. Vi faccio un ragionamento. Secondo voi chi è più forte tra Bellatrix e Lucius? Secondo me è decisamente Bellatrix. Secondo voi chi è più forte tra Molly e Bellatrix? Secondo me è Bellatrix, però Molly ha vinto. Però non lo so, cioè quella di Molly mi è sempre sembrato più un colpo di fortuna, più un Bellatrix che aveva sottovalutato Molly. Tra i due Lucius, credo che in uno scontro Lucius sia più bravo di Molly. Non che Molly non se la sappia cavare. Porca miseria, sono veramente indeciso, Perché Lucius anche ne ha prese di schiaffe, Ve la metto così. Non ho visto vincere uno scontro a Lucius. Ho visto vincere uno scontro a Molly, contro, essendo più o meno sullo stesso livello. Per me Molly è più forte. Perché Lucius mi sembra che manchi della giusta grinta, sia un po' cacasotto. Non lo so. Magari mi beccherò insulti nei commenti, ma secondo me Molly è più forte. Dean Thomas contro il giovane Voldemort. Il giovane Voldemort gli caga in testa in una maniera incredibile. Oh, Severus Piton o Remus Lupin. Arca troia. Piton è tanto forte, ragazzi. Piton inventava i suoi incantesimi. E per una cosa del genere immagino ti serva una conoscenza della magia veramente tanto avanzata. Oltre ad essere un abile pozionista, che ripeto è una cosa che può sempre tornare utile, un abilissimo legilimens, è rimasto per tutto quel tempo sotto l'influenza di Voldemort senza che lui potesse mai penetrargli la mente. Magari gli ha penetrato altro, quello non lo sappiamo. No, rientriamo in territorio di fanfiction. Credo che tra i due Severus sia più forte. Penso che tra i due Severus sia più forte. Non penso che sia sbagliato come scelta. Albus Silente o Grop? Vabbè, andiamo direttamente su Albus, non perdo neanche tempo. Questa è assai affascinante. Eccoci qua, uno scontro leggendario quasi, che non è mai avvenuto. Salazar contro Godric. Porca miseria. Secondo me, però, quando devo fare queste scelte, mi viene da dare la priorità a quelli che non si facevano scrupoli a usare la magia oscura. Perché la magia oscura è un plus, è una marcia in più, no? Quindi mi viene da dire che Salazar è più forte, perché ha costruito un'intera stanza segreta, aveva una creatura leggendaria come il basilisco sotto il suo controllo, è stato cacciato per... Cioè, non lo so, mancano le informazioni necessarie, no? Per capire chi fosse più forte tra i due. Ma... guardando a tutto nel complesso, secondo me
Salazar Serpeverde era più forte, perché era anche un mago scuro, solo per questo. Zaccaria Smith o... Madonna, Zaccaria Smith, come cazzo sei arrivato così avanti? O la Corvo Nero. Direi che qui andiamo tranquillamente sulla Corvo Nero. Hermione Granger contro Harry Potter. Wow! Wow! Non penso che sia difficile come scelta. Harry, no, Harry è bravo, assolutamente. Harry è bravo in quello che fa. Ma la sua abilità è strettamente collegata a quello che fa contro di Voldemort. Harry vince contro Voldemort, ma Harry non avrebbe vinto allo stesso modo contro, in uno scontro diretto con altri Mangiamorti. Cioè, per esempio, Harry contro Bellatrix probabilmente l'avrebbe presa di santa ragione. Harry ed Hermione. Harry è più bravo di Hermione in difesa contro le arti oscure. Questa cosa è sempre stata evidente, e che ci fa capire che Harry è, ha una capacità magica più forte di Hermione, ma Hermione ha una conoscenza magica che è decisamente superiore a quella di Harry, anche perché Harry usa un cazzo di incantesimo, usa un Expelliarmus ogni volta, Hermione conosce un arsenale molto più grande. Tra i due mi viene da dire che Hermione vincerebbe, e Harry lo lascia anche intendere spesso che Hermione sia molto più brava. A Hermione manca il sangue freddo, manca forse il coraggio di Harry, ma se guardiamo le abilità dirette dei due, Hermione secondo me vince. E qui le cose si fanno interessanti. Abbiamo due personaggi non strettamente fortissimi, ma due personaggi abili. Umbridge contro Lumacorno. La accoppiata più strana da vedere in un duello, perché Horace probabilmente si cagherebbe sotto e scapperebbe, però Horace sa il fatto suo. L'Umbridge, come dicevo, non ha dalla sua una particolare abilità magica, secondo me, è più la sua malvagità che la manda avanti, ma la vediamo fare veramente pochissimi incantesimi, è quasi alla pari, ma secondo me Lumacorno vincerebbe. Lumacorno, anche per la sua conoscenza delle pozioni, si beve una pozione, una Felix Felicis prima dello scontro, vince Lumacorno. Xenophilus Lovegood e Tina Goldstein. Xenophilus non ci viene mostrato come un mago particolarmente dotato, è un po' pazzo in culo. Tina è un Auror, ha avuto esperienza sul campo, scelgo Tina. Fred Weasley o Bellatrix Lestrange? Caspita, Fred, mi dispiace, è arrivato il momento di andartene, perché direi che Fred contro Bellatrix non possa letteralmente nulla. Bellatrix vince facilmente. Neville contro Minerva. Neville, sei arrivato veramente avanti, ma anche in questo caso direi che non c'è dubbio sul fatto che Minerva sia molto più skillata. Ron Weasley contro Helga Tassorosso. Ron non è mai spiccato particolarmente per la sua capacità di duello. È sempre stato... è molto medio. E non lo so, secondo me è più su Helga Tassorosso. Però... cosa sappiamo di Helga Tassorosso? Vedi, il problema dei quattro fondatori è che sono circondati da quest'aura leggendario, perché sono delle leggende. E come al solito non sappiamo quanto sia vero e quanto sia falso, quanto sia romanzato quello che sappiamo. Però i quattro fondatori erano dei maghi straordinari. Ron Weasley non è un mago straordinario, è bravo e tutto quanto, ma non è un mago straordinario. Penso che Helga abbia più conoscenze di Ron. Sì, penso di dire che Helga abbia più conoscenze di Ron. La Sprite contro Alastor Moody. E per quanto bene voglia la Sprite, per quanto abbiamo detto che sicuramente se la saprebbe cavare, Alastor rimane un cacciatore di maghi oscuri con tantissima esperienza che ne sa una più del diavolo. Alastor vince qui. Sirius Black contro... oh, orca miseria. Ragazzi, qua non è scontata secondo me. Vi verrebbe da dire Sirius? A me viene invece da dire Vicious. Penso che Vicious abbia una conoscenza teorica della magia, e veniva detto, viene detto nei libri che lui soprattutto da giovane era un duellante incredibile. Sirius è sì bravo, però è bravo nei limiti della bravura, non so come dire questa cosa, cioè manca della conoscenza e dell'impegno che Vicious ci mette. Quindi secondo me Sirius Black le prende da Vicious. Vicious è veramente bravo, ragazzi. Codalicia contro Voldemort. Penso che sarebbe il suo incubo peggiore. Però sì, Voldemort vince decisamente. Anche se Voldemort non potrebbe esistere senza Codalicia. Ginny Weasley contro Pandora Lovegood. Siccome qui non abbiamo visto niente di Pandora, si basa tutto su quello che abbiamo conosciuto per quello che diceva Luna, mentre invece di Ginny sappiamo che tira delle fatture orco volante incredibili,
davvero si chiamano così, non è una bestemmia, direi che vince Ginny. Ragazzi, ultimi 8! Cazzo, Ginny Weasley contro Salazar Serpeverde! Wow, che roba incredibile! Chi avrebbe mai... E beh, questo è il bello del WUFU, ti ritrovi alla fine con delle accoppiate che non avresti mai immaginato. Penso che Salazar Serpeverde vinca. E Salazar... Ginny brava, però non penso che possa qualcosa contro uno dei fondatori leggendari di Hogwarts. Non ha potuto niente contro un diario. Oh, ecco, qui... Qui la situazione si fa complessa. Alastor Moody o Vicious? Conoscenza teorica, Vicious. Conoscenza pratica, Moody. Perché Moody ha quell'esperienza che manca a Vicious. Non sappiamo cosa abbia fatto Vicious da giovane, per amor di Dio, però non penso abbia dato la caccia ai maghi oscuri come faceva Alastor, con la stessa tenacia e la stessa incazzatura anche. Tra i due... Penso che Alastor vincerebbe per una questione di esperienza, perché ha molta più esperienza nei duelli, ma conosce meno incantesimi di Vicious probabilmente, ma ha molta più esperienza. Quindi Moody vince. Ora Strumacorno o Elena Corvonero? Ora secondo me è arrivato fin troppo in là, non sarebbe neanche dovuto arrivare così avanti. Elena, di nuovo, non sappiamo le sue capacità, però è considerata come forse la strega più intelligente di tutti i tempi, ragione perché ha fatto anche tutte quelle cose incredibili, il diadema. A livello di capacità credo che la Corvonero sia più brava, sì. Ci basiamo un po' su teoria, ma penso sia più brava. Hermione Granger o Tina Goldstein? Caspita, qui io le metto ad un livello in realtà molto simile, perché Tina è un Auror, sì, ma è un Auror abbastanza imbranata, ok? Non è che spicchi particolarmente. E è vero che Tina ha tenuto testa per un po' a Grindelwald, abbiamo visto questa cosa, però guardando le conoscenze, le capacità, le esperienze, quello che hanno vissuto e tutte queste cose, forse l'esperienza no, secondo me Hermione è più brava di Tina. Perché ricordiamoci che Hermione è la streghetta più dotata della sua generazione. Albus Silente contro Bellatrix Lestrange. Caspita. Sono... Non dico vicini, perché secondo me Albus è comunque molto avanti. Non è uno scontro terribilmente impari, è questo che voglio dire. Però Silente è molto più forte di Bellatrix. È molto molto più forte. Quindi Silente vince. Azza. Helga Tassorosso e Molly Weasley. Due figure che a me sanno molto di figure materne, in effetti, anche Helga. Però penso che qui, di nuovo, guardando ai fondatori, a quella che è la figura dei fondatori, la loro statura, no? Lo status quo, penso che Helga sia più forte di Molly. Penso che la Tassorosso passi. Severus Snape contro il giovane Voldemort. Viene specificato Severus Snape contro il giovane Voldemort. Se dovessi prendere Piton, il giovane Piton e il giovane Voldemort quando hanno la stessa età e metterli uno contro l'altro, credo che vincerebbe tranquillamente Voldemort. Ma questo è detto, il giovane Voldemort contro il Piton adulto, vince decisamente il Piton adulto, che ha delle conoscenze che semplicemente lui non può avere. Minerva contro Voldemort, porca miseria. E vabbè, è ovvio che Voldemort vinca. È ovvio. Però la questione è che non sarebbe una vittoria immediata. Minerva riuscirebbe a tenere testa a Voldemort per un bel po', secondo me. Verrebbe sopraffatta alla fine, però ce la farebbe, secondo me. Ce la farebbe molto bene. Vince comunque Voldemort. Ragazzi! Top 4? No, top 8 dovrebbe essere, perché sono 4 scontri. Cazzo, Hermione è andata avanti. Hermione contro la Corvonero. Allora... È interessante, mi piace veramente tanto che queste due donne siano arrivate così avanti e siano state messe vicine, perché rappresentano le streghe più intelligenti della loro generazione, ok? E questa è una cosa molto affascinante. Tuttavia, per quello che ha passato, per il fatto che ha combattuto nella guerra magica e si è ritrovato a dover affrontare una simile minaccia, io mi sentirei di mettere Hermione sopra Elena. Suona molto male, però secondo me a pari passo
a pari passo di conoscenze di due streghe estremamente intelligenti e dotate, secondo me Hermione trionferebbe. Io me la sento. Vabbè, Albus Silente contro... Albus vince. Qua non ci sta neanche a discutere. Albus vince. Piton contro Salazar Serpeverde. Porca miseria. Piton contro Salazar Serpeverde è difficile. È difficile perché qui Serpeverde perde le arti oscure, perché Piton non si fa problemi a, a usare le arti oscure. E c'è da dire una cosa. Piton conosce molti più incantesimi di Silente, perché Piton, scusami, molti più incantesimi di Salazar, perché è andato a crearne di nuovi. Secondo me non è sbagliato dire che Piton sarebbe stato molto più forte di Salazar. Io passo Piton. Alastor Moody contro Voldemort. Cazzo, pensate quanto sarebbe figo vedere uno scontro simile. Ci regalerebbe delle emozioni incredibili. Però Alastor Moody non può niente contro il Signore Oscuro. Ha sconfitto tantissimi maghi oscuri, tantissimi mangiamorte, però Voldemort è comunque Voldemort. Non è un caso che fosse il mago più temuto del suo tempo. Wow, ragazzi, cioè, Hermione è arrivato con Silente. Oh mio Dio, Hermione è arrivato con Silente. Wow, non l'avrei mai detto. Però sì, qui la corsa di Hermione si arresta perché ovviamente è brava a tutto quello che vuoi, però Albus ha quella marcia in più. Posso dire che mi piace veramente tanto vedere questi due personaggi fianco a fianco. Ovviamente sappiamo com'è andata, letteralmente nella storia Voldemort ha ucciso Piton, quindi già solo per quello. È vero che non c'è stato un duello e sarebbe stato molto interessante, e mi spiace che la Rowling ci abbia privato di un duello tra i due, perché sarebbe stato molto interessante. Però nonostante il tutto Voldemort penso che abbia comunque quella marcia in più rispetto a Severus. Anche lui come la McGranit avrebbe saputo tenergli testa, avrebbe saputo ferirlo, però Voldemort ha la marcia in più. E arriviamo così alla conclusione più scontata di sempre. Non poteva essere altrimenti. Sarebbe potuto essere altrimenti ci fosse stato Grindelwald, ma non hanno messo Grindelwald, non c'è stato Grindelwald in questa lista. Naturalmente verrebbe da dire Silente, perché Silente è l'unico mago che Voldemort temesse. Certo, dobbiamo tenere conto di un sacco di cose, ovvero che Voldemort era estremamente forte e aveva gli Horcrux dalla sua. Silente no, Silente non aveva gli Horcrux dalla sua. Alla fine gli Horcrux di Voldemort erano una vita extra, ok? Non erano qualcosa che gli davano un potere effettivo in più durante il combattimento. Quello che sarebbe successo è che Albus avrebbe ucciso Voldemort e l'avrebbe ucciso tante volte quanto era necessario. Ogni volta che tornava, ogni volta che Voldemort si reincarnava, secondo me avrebbe potuto ucciderlo. Forse da un punto di vista statistico, magari sarebbe capitato che prima o poi lui perdeva uno degli scontri. Però a livello di capacità, per quanto simili, per quanto equi, Albus secondo me era superiore. Cioè Albus l'ha sconfitto alla fine Voldemort, no? Durante la battaglia al ministero. Quindi per tutto quanto mi viene da dire che Albus sia effettivamente il mago più forte che ci sia, e la storia un po' ce lo presenta come tale. Che cazzo me ne frega. È stato molto molto divertente, mi è piaciuto tantissimo, ci sono state alcune accoppiate che mi hanno fatto molto ridere ed è stato interessante vedere. Siamo arrivati secondo me a un risultato molto scontato, penso che tutti si aspettavano Silente vincesse fin da subito, ma è stato interessante vedere altri personaggi tipo Hermione arrivare così alta. Non so se probabilmente molti non saranno d'accordo con me sull'aver fatto arrivare Hermione addirittura in top 4, però secondo me non è così sbagliato per quella che tutti definiscono come la strega più intelligente e dotata della sua generazione. Ok, e con questo abbiamo finito tutto quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non ho mai fatto le probabilmente ne farò altre, anche su altre saghe, su altre cose. Se vi interessa magari potrei anche farne una di Harry Potter, però sul tasso di gradimento dei personaggi, tipo qual è il mio personaggio preferito, e non per forza sull'indice di potere. Ditemelo nei commenti, o se volete che faccia altri WWF su altre serie, saghe, vedremo. È un altro format, un po' come le tier list. Le tier list ormai le avevo un po' esaurite perché le avevo trattate quasi tutte, ma con questo format dove puoi eleggere un migliore
si possono fare, secondo me, tante, tante, tante cose interessanti. Quindi, siete d'accordo con le mie scelte? Ditemi chi avreste messo voi nella posizione più alta, ditemi quali sono le scelte con cui assolutamente non siete d'accordo, perché tanto so già che ci saranno tante cose che vi avranno dato fastidio, perché è sempre così quando si tratta di questioni di potere, dei personaggi fittizi. Ma per ora, da me è tutto. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!